Leggevo il bellissimo editoriale di Franco Fanelli sul numero di settembre del Giornale dell'Arte, che propone al governo 127 suggerimenti per fare qualcosa per l'arte e la cultura, casomai non sapessero da che parte cominciare. Il Giornale dell'Arte praticamente ha raccolto un comitato di saggi formato da diverse categorie di addetti ai lavori, ai quali ha chiesto di creare una sorta di auspicabile agenda di governo per ciò che concerne il nostro settore. Non so se ci avete fatto caso, ma sembra che l'arte e la cultura siano totalmente assenti dai proclami fatti finora da Di Maio e da Salvini, per cui questo potrebbe essere veramente un input da prendere in considerazione per cominciare a rendersi conto che l'arte e la cultura sono veramente un asset importante per il nostro paese e che quindi va sostenuto e valorizzato come tutti gli altri settori. Ovviamente gli argomenti toccati sono tantissimi, perché di ferite aperte ce ne sono tante e molte sono abbastanza dolenti. Però vediamo quali sono stati i 5 punti più gettonati. Numero 1, potenziare l'art bonus. Sicuramente è uno strumento molto interessante, ma sicuramente è uno strumento che va in qualche modo potenziato, esteso, perché ad oggi ti permette di usufruire del 65% del credito d'imposta, ma solo se finanzi restauri a istituti o luoghi della cultura pubblici. Quindi se io voglio sponsorizzare una mostra, se io voglio finanziare un restauro, che so, di un edificio vincolato ma privato, perché non posso farlo? Perché non posso usufruire di nessuna agevolazione? Punto numero 2, rivedere le norme sull'esportazione. E qui l'argomento è abbastanza complesso, perché da un lato c'è la nuova normativa che ha portato a 70 anni dalla morte dell'artista, prima era 50, la possibilità di portare all'estero un'opera senza il rischio, fra virgolette, di essere notificata e quindi riconosciuta come bene culturale. Ovviamente questa è una norma a favore del mercato e dei mercanti. Dall'altro lato ci sono i soliti conservatori che vorrebbero che tutto rimanesse fermo e bloccato in Italia, sbandierando lo spauracchio dell'impoverimento dell'arte contemporanea italiana, sbandierando lo spauracchio dell'impoverimento del nostro patrimonio contemporaneo, almeno comprassero. Il punto numero 3 riguarda l'IVA, la riduzione dell'IVA. Anche qui discorso annoso. L'IVA in Italia non ci rende concorrenziali, soprattutto rispetto alle grandi gallerie internazionali, e in generale l'IVA crea grossi problemi alle aziende culturali, che spesso non riescono a scaricare centinaia di migliaia di euro di IVA sugli acquisti, per esempio. Quindi per esempio potrebbe essere interessante se le aziende culturali potessero comprare con l'IVA ridotta o addirittura assente, senza contare che potrebbe essere interessante per sostenere i giovani artisti, dare loro la possibilità di vendere con un'IVA agevolata o anche lì addirittura assente, per facilitare il mercato e per facilitare anche i giovani ad avvicinarsi al collezionismo. Il quarto punto, fra quelli che sembrano più urgenti, riguarda la formazione, il sostegno alla formazione. Senza stare a commentare il fatto che la storia dell'arte praticamente non si studia nelle scuole, ne abbiamo già parlato qualche video fa, abbiamo il problema delle professionalità e il fatto che siamo l'unico paese al mondo a non riconoscere una dignità universitaria all'Accademia di Belle Arti e agli ISIA. La formazione pubblica dovrebbe essere finalmente regolata da una regia meno scoordinata e avere dei budget più importanti, perché non ci dimentichiamo che stiamo giocando con la formazione delle generazioni future. Il punto numero 5 riguarda il sostegno agli artisti contemporanei. Anche qui le soluzioni potrebbero essere diverse. Si potrebbe pensare a una politica sistematica di acquisizioni, come anche, come dicevamo prima, alla riduzione dell'IVA. Inoltre bisognerebbe dare la possibilità ai giovani artisti di potersi muovere e promuovere soprattutto all'estero, magari attraverso i famosi istituti italiani di cultura, che non sempre si capisce bene che cosa facciano. Questi ovviamente sono solamente la punta di un iceberg del montone di provvedimenti che bisognerebbe prendere per rilanciare questo settore, che rimane comunque sempre il fanalino di coda di ogni legislatura. Pensate che in Italia è destinato alla cultura solo lo 0,29% del bilancio statale, e dobbiamo anche ringraziare Franceschini, che è riuscito a portare la dotazione del MIBACT da
1,6 miliardi del 2014 agli oltre 2,4 miliardi del 2018. Insomma, vediamo se questo governo del cambiamento riuscirà a dare una svolta anche all'arte e alla cultura, o se dobbiamo, come abbiamo sempre fatto, continuare ad arrangiarci da soli. La speranza è davvero che, oltre alla folgorante idea di abolire le domeniche nei musei, cosa che forse magari non era proprio prioritaria, nel cassetto del ministro Bonisoli ci sia davvero qualcos'altro, e soprattutto che si possa arrivare ad un programma da applicare sistematicamente e non solamente in maniera propagandistica una tantum. Pensavo, perché non aiutiamo anche noi il giornale dell'arte a raccogliere proposte da presentare al governo? Voi che cosa proporreste di fare per l'arte e la cultura? Secondo voi che cosa è urgente? Scrivetelo nei commenti qui sotto, che poi raccoglieremo tutte le proposte e magari le invieremo in blocco anche noi. Chissà, magari qualcosa si muoverà.